Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 1° dicembre, ricordiamo Sant'Eligio. Ascoltiamo. Fin da ragazzo, Eligio fu avviato all'apprendimento del mestiere di orefice nella bottega di Abbone, un grande esperto nell'arte dell'oreficeria, e di questa arte divenne a sua volta un grande maestro. La leggenda ne testimonia l'onestà oltre che la bravura, raccontando che il re Clotario II gli commissionò un trono d'oro, dandogli il metallo occorrente, ed Eligio ne ricavò 2 troni. Alla morte del re nel 639, Eligio sceglie la vita religiosa e nel 641 viene consacrato vescovo di Noyon-Tournai. Inizia così una esistenza nuova, tutta dedicata all'opera di rievangelizzazione nel nord della Gallia. Gli vengono attribuiti numerosi miracoli e uno di questi viene raccontato in almeno 2 versioni. Nella prima, Eligio deve ferrare un cavallo particolarmente irrequieto perché posseduto dal demonio. Il santo decide allora di evitare guai tagliando la zampa al cavallo, mettendo il ferro e poi riattaccandola. La seconda versione invece racconta dell'insegna che il futuro santo avrebbe messo nella sua bottega di maniscalco. C'era scritto: «Sono il maestro di tutti». Un cavaliere arriva per ferrare il suo cavallo e contesta il titolo. Per dimostrare di essere il migliore, taglia la zampa al suo cavallo, la ferra con un solo colpo di martello e poi la riattacca facendo il segno della croce. Eligio tenta di imitarlo, ma non riesce, e allora capisce che il cavaliere è in realtà il Cristo che ha voluto metterlo alla prova. Sant'Eligio, vescovo, appena lui seppe che c'era un'eventualità che potesse essere nominato come vescovo, iniziò ad avere una grande paura, e questo già inizia a testimoniare la profondità d'animo di questa persona, che non va ricercando una sua gloria terrena, ma quando sente parlare di episcopato, ossia di diventare il pastore di una comunità, ne vede soprattutto la difficoltà e la responsabilità. Appena eletto vescovo, appena nominato vescovo, inizia subito una riforma del clero, per poi iniziare a dedicarsi alla conversione dei pagani. Chi sono i pagani? Sono coloro che hanno fede, però la hanno in altre divinità rispetto all'unico vero Dio, e anzi hanno anche fede in alcune pratiche che danno sicurezza e che però in realtà non hanno alcun effetto vivo e vero nella vita di tutti i giorni. Allora questa doppia azione, il clero e i pagani, che inizialmente erano molto restii a volerlo accettare come una persona credibile, che cosa ha fatto cambiare loro idea? Il fatto che vedessero Eligio molto molto attento ai poveri e dedito alle opere d'amore e di carità. Quindi non una persona che parlava solamente, ma una persona che con il proprio esempio ha dimostrato di portare la verità e la bellezza. Per questo loro sono stati convertiti. Allora, che tipo di cristianesimo stiamo incarnando noi in questo momento oggi? Le persone ci vedono come quelli che vanno in chiesa appunto e basta, o riescono a cogliere, perché noi li mettiamo in pratica, dal nostro comportamento quelli che sono i gesti di amore e di misericordia di un vero cristiano? Allora ci affidiamo a Sant'Eligio e alla sua intercessione per diventare più concreti nella fede. Sant'Eligio, prega per noi.